Siamo stasera qui con una seconda trasmissione per questi incontri che stiamo tenendo come radio sulla questione dell'ospedale di Cava. Anche alla luce delle ultime novità che sono venute dalla presentazione del piano aziendale. Sono con noi stasera Maurizio Di Domenico, portavoce di Progetto Cava Sanità 2.0, che è quel famoso progetto interassociativo che ha visto tutta una serie di associazioni di Cava essere coadiutori di questo tipo di progetto, di questo tipo di percorso. Pietro Antonacchio, sede della Segreteria Funzione Pubblica della CISL, Margaret Cittadine della CGIL Funzione Pubblica, Giovanni Rispoli per l'UGL Segreteria Provinciale e l'amico dell'USL, a cui voglio dare subito la parola perché ha un problema di orari, come il nome? Nello Biondino. Prego. Buonasera a tutti ai radioascoltatori. Volevo fare due premesse veloci prima di dare la parola agli altri amici. Allora, la prima premessa è quella là che ci auspichiamo che quest'atto aziendale venga approvato e non venga ridimensionato, perché c'è anche questa incertezza che possa essere tagliata in alcuni settori. La seconda premessa che voglio fare è che diciamo, ci sentiamo abbastanza soddisfatti per quanto riguarda il presidio di Cava, anche se siamo molto amareggiati perché non siamo riusciti ad ottenere la ginecologia su Cava. Però non abbiamo niente da rimproverarci perché ce l'abbiamo messa, ognuno per i propri ruoli, ce l'abbiamo messa tutta e non ci siamo riusciti, anche grazie al decreto Balduzzi che ci imponeva alcune regole che sappiamo tutti. Quindi io voglio dire, riguardando quest'atto aziendale per informare più dettagliatamente la popolazione, rispetto al precedente abbozzo che fu fatto qualche anno fa, diciamo, siamo andati abbastanza in miglioramento, perché abbiamo la certezza di avere la cardiologia, che prima era soltanto un servizio dipartimentale. Abbiamo il pronto soccorso H24, abbiamo l'ortopedia che prima nel precedente aziendale non c'era, e in più abbiamo la direzione medica dei presidi, che se la possiamo paragonare a un padre di famiglia. Quindi diciamo, per quanto riguarda la popolazione di Cava e tutti quelli che ci affluiscono, ci possiamo ritenere soddisfatti. Quindi io sto aspettando che venga firmato quest'atto, cercando che non venga ridimensionato in qualche cosa che è possibile che possa accadere. Vedo subito il portavoce di Cava, Progetto Cava, fremere sulla sedia. Siccome lo conosciamo un po' tutti a Cava, il dottore Di Maurizio Di Domenico, gli diamo immediatamente la parola, pregandolo di essere conciso e forte nelle sue affermazioni. Prego. Sarò logorroico. No, personalmente, a nome di questo progetto innovativo, nella sua struttura, un progetto interassociativo aperto a tutte le associazioni della società civile di Cava dei Tirreni, personalmente io mi ritengo assolutamente insoddisfatto, non tanto del POFA, ma della posizione politica assunta dai nostri amministratori. Personalmente, il progetto Cava Sanità 2000, non accetta di principio il POFA perché riteniamo che la sanità a Cava debba essere rivista nella sua totalità, sia dal punto di vista ospedaliero che della struttura della medicina sul territorio. Il nostro progetto, che ha alla sua base, ha come pilastro fondante quello del ritorno dell'ospedale di Cava nell'alveo naturale della ASL Salerno, prevede difatti una interazione assoluta tra la medicina del territorio e la medicina ospedaliera. È bene sottolineare questo perché? Perché oggi noi ci ritroviamo un cenno minimo a come è strutturata la sanità. La sanità parte dal Ministero della Salute, viene demandata nella gestione alle regioni. Ogni regione è divisa in ASL, ogni ASL è divisa in distretti. Il nostro è il distretto 63. Noi viviamo una situazione di assoluta incongruenza perché abbiamo un territorio
che è gestito dal dalla direzione del distretto 63 e fa capo al Ministero della Sanità come referente assoluto, e abbiamo una struttura ospedaliera invece che, essendo stata messa a posti zero con il decreto regionale del 49 del settembre 2010, è stata messa a posti zero, quindi l'ospedale è stato praticamente di fatto chiuso. A che fosse comunque rimasta una medicina ospedaliera a Cava, l'ospedale fu accorpato in illo tempore, fu accorpato al Ruggi, al San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona, che però oggi è diventata una struttura che non fa più capo al Ministero della Sanità, ma essendo un policlinico universitario fa capo al MIUR, al Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca. Quindi noi ci troviamo con questa situazione di incongruità. Dovremmo andare ancora più nel dettaglio per spiegare quello che che significano invece dei punti di contatto tra la medicina ospedaliera e la medicina diciamo universitaria. Quindi però non va a finire che ci dilunghiamo in una storia estremamente lunga. Quindi il nostro progetto prevede un ritorno della sanità ospedaliera nel nostro distretto, nell'alveo naturale della ASL Salerno, dove l'ostacolo più grande, oltre ad avere una rivisitazione del decreto 49 e quindi la concessione dei posti letto che c'erano stati messi a posto, eravamo stati messi a posto a zero, esiste un problema definiamo quasi insormontabile, che è quello della struttura. Nel nostro progetto noi abbiamo previsto di ristrutturare la parte nuova dell'ospedale. La parte nuova dell'ospedale significa la parte, diciamo, il piano del pronto soccorso, il piano sovrastante adesso che oggi ospita la cardiologia e la radiologia. Al di sotto noi abbiamo già esistente al piano sotto al pronto soccorso, che prevede comunque la ristrutturazione, le sale operatorie, la terapia intensiva, prego? Radiologia. La terapia intensiva, noi prevediamo sotto quel piano c'è il laboratorio che può essere ristrutturato e riattrezzato, c'è una radiologia che è stata al di sotto ancora, è stata completamente ristrutturata e potrebbe essere utilizzata per questo per questa funzione. Per questa funzione, grazie. Prevediamo quindi una piattaforma di utilizzare questa struttura ristrutturata per poter ricevere l'accreditamento europeo al quale sono sottoposte tutte le strutture ospedaliere pubbliche e private, ristrutturato per poter diventare una piattaforma di emergenza e stabilizzazione medica e chirurgica. La piattaforma di emergenza medica e chirurgica andrebbe quindi ad essere allocata come posti letto nel piano superiore che dicevamo oggi è occupato dalla cardiologia e dalla radiologia. Il paziente in situazione di emergenza viene ammesso nella struttura di emergenza e stabilizzazione, viene ammesso, viene trattato opportunamente dal punto di vista medico o chirurgico e quindi stabilizzato e quindi successivamente trasferito, una volta che le sue condizioni siano stabili, in un ospedale di riferimento. È chiaro che questo significa che noi a Cava non avremo l'elezione. Personalmente io ritengo che ritornare ad essere una struttura indipendente nell'ambito dell'ASL significhi molto, perché oggi noi viviamo costantemente sotto la spada di Damocle dell'essere un distaccamento del San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona. Il San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona, policlinico universitario e quindi azienda ospedaliera universitaria, non azienda sanitaria locale, ha necessità dei nostri posti letto, perché altrimenti
se non ci fossero i posti letto di Cava dei Tirreni e i posti letto dell'ospedale di Mercato San Severino, non avrebbe diritto all'accreditamento come policlinico universitario. Già nel 2014 e successivamente nel 2015 noi abbiamo posto questa domanda, questa precisa domanda, all'allora direttore generale del Ruggi d'Aragona: che cosa succederà nel momento in cui sia il San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona, San Leonardo, come lo vogliamo chiamare, completerà la sua opera di ristrutturazione e sarà completata la cittadella universitaria, che è già in corso di costruzione a Fisciano ed è previsto che riceva alcuni dipartimenti del... questo è quello che mi risulta, poi vedremo, ci dovranno rispondere su queste cose. Che cosa succederà una volta che il San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona si sarà reso indipendente in questo senso, perché avrà raggiunto il numero minimo di 1036 posti letto? Che cosa succederà dell'ospedale di Cava? Che cosa succederà dell'ospedale di Mercato San Severino? Teniamo presente che nel nostro distretto sanitario noi non dobbiamo dimenticare che fa parte anche il Bimbirpini, il presidio di Castiglione di Ravello. Nel nostro progetto è prevista una interazione assoluta tra la medicina del territorio e la medicina ospedaliera. Che cosa significa tutto questo? Significa che il territorio e l'ospedale ricominciano a parlare, cosa che non possono fare oggi. Nel nostro progetto è previsto che oltre alla piattaforma di emergenza e stabilizzazione siano allocate nella parte, diciamo, antica dell'ospedale, che difficilmente potrebbe essere ristrutturata per essere accreditata, l'istituzione di una casa della maternità e la creazione di una rete delle cure palliative, con la creazione di un hospice per pazienti affetti da patologie non guaribili in fase avanzata, con la creazione di una struttura per lungodegenti. Al momento ne esiste una di, mi sembra, 11 o 12 posti letto a Rocca d'Aspide, e poi c'è il Dapro ad Eboli, l'hospice, non la lungodegenza. L'hospice, io sto parlando della lungodegenza, che è qualcosa di diverso. Prego? A Scafati. Voglio dire, non mi risulta che a Scafati ci sia nell'ambito ASL una struttura per lungodegenti, che ha delle caratteristiche precise. È prevista che ci possa essere. Perfettamente. Ed è prevista che ci sia al D'Abrogio. Io sto dicendo, al momento ne esiste solamente, mi sembra, 11 o 12 posti letto a Rocca d'Aspide. Inoltre, nel nostro progetto è prevista la creazione di posti di sollievo. I posti di sollievo sono qualche cosa dal punto di vista sociale e culturale di una importanza incredibile, e la legge, parlo della legge del decreto regionale 51 del 27 maggio 2015, prevedono che, per esempio, per pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica, nello specifico, siano previsti questi posti di sollievo. Al momento nella nostra ASL non ce ne sono, quindi noi con questo progetto andremo ad avere una struttura che, se da un lato riesce a gestire quello che a tutti noi cittadini fa più paura, e quindi la gestione dell'emergenza medica, faccio un esempio, l'infartuato, o chirurgica, il politraumatizzato, un paziente chirurgico acuto, quindi questa fase dell'emergenza che fa paura viene gestita nel nostro progetto. Il paziente viene stabilizzato ed è eventualmente trasferito ad un nosocomio che lo possa accettare. Nello stesso tempo abbiamo la conclusione di un percorso di rispetto e di riacquisizione della dignità della medicina del territorio, con un interfacciamento assoluto tra la stessa medicina del territorio e la medicina ospedaliera. Vorrei fare un'ultima precisazione. Per quanto riguarda la medicina del territorio, si vivono delle incongruenze tremende nel distretto 63. Per esempio, per quanto riguarda la cardiologia, noi abbiamo che nel territorio
abbiamo presso gli ambulatori del nostro distretto abbiamo la presenza di 3 cardiologi valentissimi, degli ottimi professionisti, che però non hanno per esempio una apparecchiatura che è assolutamente necessaria nel 2016 in una valutazione cardiologica di un paziente. L'ecocolor Doppler è un'apparecchiatura che non costa tanti soldi, ma di cui il territorio è sprovvisto. Al tempo stesso, questa apparecchiatura mi risulta essere presente presso la struttura ospedaliera, ma il territorio non ne può far uso perché il territorio è distretto 63 della ASL Salerno, quindi Ministero della Sanità. L'ecocolor Doppler dell'ospedale, che è all'ospedale, è un ecocolor Doppler che fa parte della struttura San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona, e le due cose non si parlano tra di loro. L'endocrinologia, che è sempre stato un servizio del territorio, e prima la struttura ospedaliera, facendo parte tutte e due dello stesso distretto, faceva funzione per quanto riguarda la tutela dei pazienti diabetici presso il centro antidiabetico del distretto 63. Oggi, per esempio, questo centro antidiabetico è certamente ubicato presso l'ospedale, ma funge per delle attività territoriali e del distretto per il quale non è deputato. E se il collega endocrinologo vuole una valutazione completa del paziente, si ritrova nella difficoltà di gestire un paziente che fa parte della medicina del territorio in una struttura che non ha riferimento nella ASL 63. Faccio per esempio una valutazione cardiologica completa, non la può avere perché l'ecocolor Doppler fa parte del Ruggi d'Aragona, quindi deve rientrare in tutto quello che è il processo di prenotazione per il paziente e tutto il resto, perché sono due strutture completamente distanti e indipendenti una dall'altra. La pneumologia, per esempio. Noi non abbiamo un apparecchio per la spirometria nel distretto, nella ASL Salerno, nel nostro distretto 63, non c'è un apparecchio spirometrico. La spirometria, per gli ascoltatori, è un esame clinico strumentale che viene effettuato nei pazienti con deficit per valutare un eventuale deficit della funzionalità polmonare. Noi a livello distrettuale, quindi medicina del territorio, non ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo all'ospedale, dove praticamente c'è nell'ambito della medicina ospedaliera il dottore Schiavo, faccio no, che si dà da fare, ma si dà da fare contravvenendo a quella che è una regolamentazione dell'utilizzo della struttura ospedaliera. Perché? Perché San Giovanni di Dio, Ruggi d'Aragona. Voglio dire, questa situazione di conflittualità crea solamente non solo disagio nella popolazione, ma crea un disservizio e quindi una gestione della sanità nel nostro distretto che può essere superata solamente da un ritorno della nostra struttura ospedaliera nell'alveo della Salerno, della ASL Salerno, e un separarsi della struttura ospedaliera, quindi dal Ruggi d'Aragona. Tutto quello che significa POFA è semplicemente un qualche cosa che noi non accettiamo, ma non perché il POFA sia cattivo, sia buono o che non risolve oggettivamente quelle che sono le problematiche della gestione della sanità del territorio e dell'ospedale nel distretto 63 Cava dei Tirreni, Costa d'Amalfi. Allora, era necessario fare questo cappello alla discussione, anche perché è stato un mantello più che un cappello. Però mette un po' il dito sulla piaga di che cosa è la sanità. Perché spesso noi parliamo di sanità che deve acquisire i caratteri del privato, eccetera, eccetera. Un privato non agirebbe avendo sul territorio due strutture che non siano tra di loro collegate. Di questo, secondo me, è il dato fondamentale centrale
di tutta un po' la discussione, anche se nel progetto c'è un salto culturale, come diceva Maurizio, che è la questione io per posso, esempio della casa io del mi sono parto. Fermato in superficie, esatto, non sono andato. Però, se vorrete io vi possiamo parlare della casa della maternità, dell'hospice, esatto, di tutto, esatto, quello, esatto, che è il progetto, no, se no, volete. No, è importante che questa cosa i sindacati la sappiano, anche perché il 9 aprile ricorderei che c'è un incontro al Comune di Cava, un po' di tutte le associazioni di Cava, che certamente, anche se le parti politiche possono firmare tutto quello che vogliono, eccetera, eccetera, poi è la popolazione ma che ne devono rispondere alla cittadinanza. Alla cittadinanza. Ecco, forse anche per la prima volta aver messo su carta un'idea di progetto che diventa l'idea della città, che se che viene parte, come si dice sempre, che tutti quanti ci riempiamo la bocca, partiamo dal basso, partendo dal basso molto probabilmente si fanno enormi errori, ma chi non fa non sbaglia. E la parte centrale proprio di quando Maurizio dice col cuore, perché lui è uno che ci ha creduto e ha lavorato veramente su questa cosa qua, è proprio il ragionamento, essendo anche un medico, della mancata integrazione che c'è stata, per cui succedono questi disservizi. Io mo vorrei passare, come stiamo, un po' la parola ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali. E mi rendo rispondere conto a lui su alcune cose, sì, cioè, perché mi rendo conto che è un tema così complesso che non possiamo chiudere nell'ora, anche perché l'incontro verrà poi sintetizzato, passato per telecolore, quindi tenderei ad essere molto precisi nella risposta, anche perché Giovanni che sta a fianco a me certo non è un prego. Giovanni Riscoli della UGL. L'intervento sintetico potrebbe essere molto semplice, mi dichiara prigioniero politico, mi rifiuto di parlare. Però, allora, io vorrei ricordare che le organizzazioni sindacali, in uno con l'amministrazione comunale di Cava dei Tirreni, si sono fatte promotrici per un discorso di difesa del plesso ospedaliere di Cava di un ricorso, di una serie di azioni giudiziarie, ricorso al TAR, eccetera. Il ragionamento di base fatto dalle organizzazioni sindacali è stato sostanzialmente quello di tutelare una struttura di tipo ospedaliero, pur consce che il discorso va fatto in due tempi. Noi non possiamo non tenere conto della necessità di garantire un minimo di risposta al territorio, perché guardate, uno dei limiti dei nostri politici che si sono nell'arco degli anni succeduti è che la domanda a cui non hanno mai dato risposta è stata: qual è la richiesta certificata che viene dal territorio? Perché poi il resto, se noi non abbiamo questo dato certo, diventa complicata, diciamo, la risposta, perché poi c'è chi sogna di qualcosa, chi sogna qualche altra cosa, eccetera. Il problema è la risposta che dovremmo garantire al territorio. Questo dato, che dovrebbe essere l'elemento fondante su cui ragionare, non solo non è, come dire, di dominio pubblico, è chiaro che i dati è possibile recuperare, ma in realtà le logiche, come è noto, sono state A, quelle della necessità finanziaria di rientrare, B, tiriamo avanti perché non abbiamo la possibilità di assumere personale, eccetera. Ricordo che qualcuno disse: mi assumo tutte le responsabilità di questo mondo, autorevole direttore del San Leonardo, mi assumo tutte le responsabilità di questo mondo, però io non tengo la possibilità di assumere. E qualche altro invece ha firmato addirittura delibere totalmente illegali e illegittime a tutela della struttura che dirigeva. Quindi, come dire, situazione paradossale ed estrema. Nel momento in cui noi abbiamo norme che impongono la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, della tutela, della sicurezza dell'utenza, eccetera, in realtà le violiamo tutte. Quindi,
questo è un dato, come dire, non è una novità, è un, le organizzazioni sindacali a livello locale, territoriale, provinciale, regionale lo stanno dicendo in tutte le lingue, e nazionale per la verità, perché il problema nazionale lo stanno dicendo in tutte le lingue, su tutti i tavoli istituzionali. La risposta, come al solito, è un muro di gomma e un fragoroso silenzio. Per quindi, come dire, ricondurre il ragionamento in un ambito squisitamente cittadino, guardate, noi siamo, le battaglie che abbiamo fatte, siamo anche consci che non è possibile nascondersi dietro il dito. In prospettiva, sicuramente, una struttura che ha caratteristiche fisiche, strutturate, no? Che sono legate al fatto di essere state costruite nella seconda metà del 400, diventa complicato il discorso della... del restauro, quindi ragioniamo in termini di utilizzo concreto. L'utilizzo concreto non può non tenere conto dell'esistente. Noi possiamo dire di qui a 20 anni, quando avremo avuto già la possibilità di assumere la gente, quando avremo avuto la disponibilità finanziaria, potremmo immaginare di fare questo. Ma, come dire, è un ragionamento in prospettiva, noi alla gente dobbiamo dare la risposta domani mattina. Per cui il paradosso è che, come giustamente diceva l'amico della CISL che mi ha preceduto, paradossalmente l'attuale atto aziendale che, come dire, mette una definisce in un qualche modo quello che dovrebbe essere la strutturazione e l'organizzazione, non da domani, ma se tutto fila liscio, insomma, da qui a quando ci sarà la possibilità di fornire uomini e mezzi per dare risposte alla gente, paradossalmente diventa come dire, un buon risultato. Io credo che se noi vogliamo fare un ragionamento come dire, che va un poco al di là dell'emergenza, dovremmo un attimo aspettare quelle che saranno le imposizioni, perché di fatto così è, che a livello regionale ci saranno, perché in realtà sta cambiando tutta l'organizzazione della sanità a livello nazionale. Diverse regioni si sono già fatte carico di questo cambiamento in maniera intelligente, ma qualcuna più, qualcuna meno, ma perché avevano la possibilità finanziaria e gestionale proprio dal punto di vista numerico dell'utenza di dare risposta. Noi viaggiamo con almeno 10 anni di ritardo, per cui sommessamente, pur volendo fare un ragionamento in previsione che è possibile fare, siccome che quello che conta sono le norme, sono le leggi, sono le possibilità economiche, cominciamo innanzitutto a portarci a casa risposte certe su leggi esistenti, su disponibilità finanziaria e su tempi tecnici per l'assunzione della gente da mettere a lavorare, perché altrimenti dal punto di vista concreto, immediato, corriamo solo il rischio di fare aria fritta. Io, Giovanni sa come noi la pensiamo come radio, che è un po' quello che pensano anche il movimento che si sta... molto spesso però dire sempre sì non è un fatto estremamente positivo, perché poi ti trova disarmato rispetto a un percorso, anche perché poi ci sono responsabilità che vanno anche individuate rispetto a... anche al discorso che proprio tu hai portato avanti a Cava anni fa sul nuovo ospedale, e mi fermo qua perché gli altri non lo conoscono, perché è un fatto cittadino, ma faremo un secondo passaggio, faremo una trasmissione su questa cosa. Passo adesso la parola a Pietro Antonacchio della CISL, prego. No, secondo me noi, invitandolo chiaramente come gli altri alla manifestazione del 9 aprile, certamente, ore 10:30, certamente siamo certamente sempre presenti. Sì, io cerco di dare un contributo sintetico, perché quando si parla di tutto si corre il rischio di non focalizzare gli aspetti, poi i radioascoltatori non ci capiscono e alla fine una cosa è certa, che il meglio è nemico del buono. Allora io dico, se noi leggiamo il decreto 49, l'ospedale di Cava è scomparso.
tant'è vero che aveva posti in zero e quindi non avrebbe avuto come ospedale nessun ragione di poter essere integrato in un progetto qualsiasi esso sia. Poi io mi trovo d'accordo con il dottor Di Domenico, cioè noi parliamo di un processo di riconversione degli ospedali senza il territorio. Gli ospedali si riconvertono da soli nel momento in cui la medicina territoriale funziona. Perché oggi, se si sa dove andare a fare una particolare radiografia, tanto è bene che a me mi faccio un sacco di risate, quando parlo delle liste d'attesa, dico io per fare una radiografia nell'ospedale ci vogliono 7 mesi, ma una radiografia non si fa in un ospedale, una radiografia si fa in una medicina territoriale, in un ambulatorio, una cosa. Quindi voglio dire, noi stiamo effettivamente parlando di cose che non hanno nessun senso, non le riusciamo a mettere insieme in filiera. Allora, l'ospedale di Capo, fino al decreto 49 aveva posti zero. Oggi l'ospedale di Cava, nella pianificazione, ha una chirurgia generale, una medicina generale, una rianimazione, quindi avrà integrato in un servizio di emergenza. Poi vi sono alcuni paradossi, alcune contraddizioni che possiamo parlare. Però di fatti avrà una cardiochirurgia con l'UDIC, delle sale operatorie, ortopedia, endocrinochirurgia, avrà dei servizi che funzioneranno sulle 24 ore. Per quanto mi riguarda, o a Mercato San Severino a Cava ci sarebbe voluto una ostetrice, perché molto probabilmente ci sarà al Ruggi un esubero di personale rispetto a prestazioni, queste prestazioni se ne andranno a fare a Nocera e quindi la cosa non funziona. Però io spero, gliel'ho detto che forse in corso d'opera si potrebbe fare. Però guardate che questo è un programma. Cioè questo passa alla scura del governo, del regionale e tutto, non lo so come andrà a finire. Allora, il concetto è, abbiamo un progetto che prima non c'era, o meglio, il progetto era a posti zero e quindi era una noi siamo a posti zero, chiedo scusa se ti interrompo. Se qualcuno domani pensa che questo progetto si risolva sul territorio, ci vorrà un cronoprogramma per adeguarlo, tanto è vero che nelle dotazioni organiche non sono tenuto conto di professionalità, quelle che occorreranno, ci sono posti per gli universitari che però si fanno con il personale dell'azienda, ci sono alcune improprietà che l'azienda dipende dal MIUR magari, ma non è così, anzi forse se dipendesse dal MIUR non sarebbe inserito nell'emergenza, quindi ci sono alcune improprietà. Io non ci voglio entrare, però voglio dire, noi abbiamo oggi un fatto storico che c'è stato un tentativo di integrare Cava e l'azienda ospedaliera universitaria in un progetto che consiste nel garantire l'assistenza attraverso i contenuti propri dell'assistenza, la didattica e la formazione, per evitare forse che l'Università di Salerno fallisca totalmente sul territorio, se ne vada da qualche altra parte e noi rimaniamo con cenoce domani, come è sempre successo in questo territorio, perché invece di ragionare su quello che si può fare, ragioniamo sempre su quello che si sarebbe dovuto fare e che non si farà mai. Rispetto a questa faccenda, noi l'abbiamo detto qual è il nostro problema e qual è la nostra preoccupazione, però guardate, secondo me è opportuno che si riesca a comprendere che alcuni contenuti, qua la medicina territoriale è di competenza dell'ASL, se molto probabilmente la politica, caro Franco, ha scelto di integrare Mercato San Severino da Procida, che dopo quasi 20 anni che lo dicevamo noi della CISL, poteva diventare un polo di riabilitazione pubblico, perché detto fra di noi e parliamo seriamente, la riabilitazione per i costi sociali che ha, solo il pubblico lo può fare, no? La riabilitazione vera, come succede nei paesi svedesi dove l'hanno inventata e quindi si sono resi conto di questo. Però voglio dire, oggi se questa scelta era quella di integrarsi nel territorio è forse a salvaguardia di queste strutture, che altrimenti non avrebbero avuto la capacità, sia per problemi strutturali, sia fondamentalmente per problemi di adeguamento nell'ambito di strategie territoriali di garantire alcuna qualità dell'assistenza, forse avrebbero avuto una difficoltà nella tenuta di queste strutture. E tra queste era anche l'ospedale di Cava. A me non è che fa piacere, però purtroppo dovremmo effettivamente pensare di avere oggi una traccia, cercare di farla lavorare, perché come succede in Italia, ma fondamentalmente in Campania, sono 20 anni che si programma,
ma non si pianifica, non si realizza, si fanno solo chiacchiere, e se ancora una volta si continuerà a fare dei programmi e non chiedere l'immediata realizzazione di questi progetti e quindi la verifica con un cronoprogramma a breve tempo, molto probabilmente non stiamo riuscendo a arrivare, stiamo vintando a arrivare, 20 anni, è chiaro, 20 anni. Perché oltre alla linea codica, come sono solito dire, ci sono le aziende territoriali, quindi gli ospedali non stanno con le AS. Le AS fanno la medicina territoriale e gli ospedali fanno l'azienda ospedaliera. Oltre alla linea codica, la emergenza è un dipartimento che è fuori dall'ospedale sicuramente, ma è o integrato nel territorio oppure è fuori dal territorio. E queste cose qua, altre parti, le facevano 20 anni. Se qui non si sono realizzate, è che molto probabilmente la politica territoriale, forse anche il sindacato a livelli regionali, perché era in tutt'altra faccenda affaccendata, ma sicuramente la responsabilità è diffusa e in una governance moderna dobbiamo cambiare il registro. Quindi non sempre il meglio è sicuramente nemico del buono, delle volte il buono potrebbe anche non essere altrettanto buono rispetto alle cose, ma comunque è una traccia su cui lavorare. Altrimenti continuiamo a fare demagogia, populismo, a dire le cose si possono fare meglio e intanto il territorio si degrada, perché lo dico e chiudo, questa nazione quest'anno ha avuto 70.000 morti in più e in Campania i tumori e le patologie tumorali sono aumentate del 20-30%, specialmente nella terra di fuoco, quindi significa che qualcosa non funziona. Quindi assumiamoci questa responsabilità di cercare di far funzionare quel poco che si può migliorare oggi, non proiettiamoci nel futuro. Ma, devo dire la verità, mi hai messo proprio, come si dice, un russo, come diciamo noi, perché perché, e poi passo subito a Margaret, sempre per un piccolo inciso, cioè io sono... personalmente credo che i percorsi vadano costruiti e quindi prendere il meglio di quanto si possa avere può essere pure giusto, però ci sono due cose che a me mi fanno tremare: una seconda cardiochirurgia a Salerno, cioè Colimbrici, che è una grande puttanata. Vabbè. No, scusatemi, se noi dobbiamo partire rispetto a un ragionamento, lo facciamo o non lo facciamo? Due, ci vogliamo dire questa questione di 70.000 morti, il problema dell'amianto, eccetera, eccetera. Noi stiamo parlando ancora di inceneritori, stiamo parlando di ecoballe, che io a questo punto non saccio se sono le ecoballe, per dice delle balle, o di che parliamo, che poi non ci possiamo lamentare. Cioè, io mi ricordo che come ISTE abbiamo dovuto occupare l'ASL per parlare un momento dell'amianto, ma tenemmo tutta questa questione a Salerno. Vabbè, ma questo veramente per capire poi che cos'è la prevenzione sul territorio, perché poi quando un medico si trova con un mesotelioma, roba veramente aderisce a chi, ma piglia una pistola e butta della veramente portatella almeno un pari di chissà chi, scusatemi la violenza del tempo, però onestamente poi quando ci vuole tanto che tiene aperto. Comunque passo adesso la parola a Margaret, che con il suo sorriso ci riporta sulla serenità. Allora io penso due cose: uno, che salute e sanità dovrebbero parlare tra di loro, per ritornare al fatto epidemiologico, cioè la sanità dovrebbe essere un'organizzazione delle prestazioni flessibile, legata alle modifiche sia delle patologie sia della demografia cittadina, nel senso che noi abbiamo dei morti in più, come ha detto prima il collega che mi ha preceduto, abbiamo nati in meno e abbiamo un'immigrazione giovanile perché manca il lavoro, teniamo un tasso di denatalità e di mortalità e di emigrazione che pongono interrogativi seri sul futuro di questi territori. Allora, rispetto a questo, la sanità e la salute dovrebbero interloquire di fronte a una sola domanda: vogliamo costruire un minimo di futuro per coloro che nascono, che sono ancora giovani e che stanno nei nostri territori? Poi, vogliamo dare un minimo di certezza agli anziani, che diventano sempre più anziani e le cui famiglie vengono modificate perché non teniamo più i nuclei familiari grandi che si pigliano cura degli anziani che ci stanno? Terza cosa, vogliamo fare in maniera tale che quello che teniamo funzioni? Perché
Io penso che poi dalle discussioni dell'insieme vengono fuori da ognuno di noi alcune domande e alcune perplessità che si vanno affrontate. Allora, la vicenda dell'ospedale di Cava è una vicenda emblematica per due elementi. Uno, noi ci abbiamo sempre creduto, anche quando si dava per scontata la chiusura di Cava. A Cava c'è stato un movimento popolare di raccolta di firme, di occupazione, di presidi e di cortei contro la chiusura dell'ospedale di Cava. E quindi questo dimostra che laddove i cittadini ed il popolo sono sicuri della necessità di avere dei presidi e si fanno le lotte e si difendono, e quella è una forma di difesa assoluta di quelle che sono le possibilità. Poi come si declinano queste possibilità sta al colloquio tra le parti politiche, le parti sociali, i rappresentanti del popolo e i rappresentanti del movimento e delle associazioni, che dovrebbero essere in grado di costruire, ma soprattutto di vigilare su quello che si fa. Perché da una parte noi qui abbiamo avuto una protesta popolare grossa, seria, costante nel tempo, che è riuscita a determinare delle condizioni. Però non c'è stata una vigilanza continua nel tempo su due elementi. Uno, l'elemento della qualità, cioè tutto quello che non funziona diventa indifendibile, tutto quello che funziona è difendibile e va difeso, quindi la vigilanza su questo. Due, l'integrazione tra territorio e azienda ospedaliera universitaria, perché non è policlinico universitario, è azienda ospedaliera universitaria, che ha un significato completamente diverso dai policlinici. L'azienda ospedaliera università nasce da una riforma della Bindi che individuava in Italia come elemento di arretratezza la divisione tra la ricerca universitaria e l'assistenza, e poneva come elemento centrale l'utilizzazione non solo della ricerca al letto dell'ammalato, ma anche l'utilizzazione dei fondi di ricerca per quelli che erano motivi epidemiologici collettivi, non che stavano nella testa dei baroni universitari. Allora noi sul lato aziendale abbiamo innanzitutto criticato due cose. Uno, che non c'è assolutamente un minimo di progetto sull'integrazione azienda ospedaliera e università declinata in maniera seria. Due, che il rapporto col territorio non è determinato dal fatto che i presidi dovrebbero ritornare ad essere nell'ASL, secondo il mio parere. I presidi ospedalieri di Cava, Mercato San Severino, da Proceda, stanno bene nell'azienda ospedaliera, a mio parere, perché li salvaguardano realmente da una serie di cose che devono succedere e succederanno, tipo un'ipotesi ventilata per le strutture ospedaliere che sono in deficit di bilancio, che sono autonome, di essere date ai privati, che è un rischio pesante, è scritto nella finanziaria. Cioè sono rischi pesanti rispetto ai quali noi dobbiamo ragionare. Terza cosa, il rapporto tra azienda e territorio è sancito dalle leggi che ci stanno. Cioè tutte le leggi che ci sono e che governano la sanità dicono che nei territori si devono integrare le offerte sanitarie ospedaliere, sia di azienda ospedaliera che di presidio ospedaliere delle ASL, con quella che è la medicina territoriale, perché è cambiato negli anni il paradigma. Non si parla di prestazione ospedaliera o di prestazione territoriale, si parla di percorso terapeutico e assistenziale, per cui il paziente deve essere gestito e curato e accompagnato dal territorio all'ospedale, dall'ospedale al territorio, al di là di dove siano situate e di come vengono gestite. Quindi questo è il compito che noi teniamo, di costringere aziende e territorio a non solo a dialogare e a parlarsi, che non significa niente, a costruire i percorsi territoriali seri, legati e che provengono dai bisogni assistenziali che tiene il singolo paziente. E questo noi critichiamo che non è presente nell'atto aziendale. Nell'atto aziendale non è stato nemmeno riproposto il protocollo firmato tra azienda e ASL non più tardi di qualche mese fa sui percorsi terapeutici assistenziali. Ultima cosa, la questione strutturale dell'ospedale di Cava. Noi abbiamo sempre creduto nella possibilità di individuare l'ospedale di Cava per l'antichità e per la memoria che rappresenta come ospedale museale. Non più tardi di un mese fa è stato declinato e è stato fatto un decreto regionale che individuava la farmacia e l'ospedale degli incurabili come ospedale museale. Questo penso che sia il destino che dovrebbe avere l'ospedale di Cava,
nell'ambito di un percorso anche turistico, culturale, sanitario della provincia di Salerno e della regione Campania. E questa è anche una richiesta che noi abbiamo fatto al sindaco di Cava e che è diventata più praticabile visto il decreto che ha fatto la regione Campania, che ha individuato l'incurabile come ospedale museale, certamente con le dovute differenze e anche tenendo presente quelle che sono le brutture degli ultimi restauri fatti a Cava, certo, che sono stati certo brutti e non funzionali, certo, perché sono stati fatti pezzo per pezzo, certo, per mettere le toppe senza una visione. Quindi rispetto all'atto aziendale, le critiche che noi facciamo, le ripeto, sono duplicazione di strutture, unità operative complesse che vanno al di sotto dei 14 posti letto, teniamo unità operative complesse con 5-6 posti letto, mancanza di relazione e di integrazione seria tra assistenza e ricerca, mancanza di integrazione tra aziende e territorio. Per quanto riguarda il POFA invece, che è un piano più tecnico rispetto alle unità operative, per Cava le cose che noi abbiamo affermato nel documento, che sembrano minimali, sono l'istituzione dei posti letto di osservazione breve intensiva a pronto soccorso, perché il pronto soccorso è stato riconosciuto, però manca la funzione e le modalità di stabilizzazione e di osservazione dei pazienti. E sono indispensabili e anche dettate dalla normativa, viste le prestazioni che fa il presidio ospedaliero di Cava dei Tirreni. Seconda cosa, la casa del parto. Casa della maternità. No, si chiama casa del parto, della maternità. Più bella casa della maternità. Allora, noi i punti nascita in ospedale, anche se io non lo condivido perché penso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità non sembra ragione, perché l'Italia era arrivata a diventare la nazione che garantiva più di altre nazioni nell'ambito dell'Europa le donne per la mortalità per parto e i bambini per la mortalità neonatale o perinatale, e l'aveva raggiunti questi grandi obiettivi partendo dalla situazione disastrosa del subito dopo la guerra, dove c'era il 30% di mortalità sia materna che infantile, e siamo arrivati a una mortalità quasi zero. Quindi con obiettivi che l'Italia ha raggiunto con la vecchia organizzazione ospedaliera, non è che l'ha raggiunto con la nuova. Quindi non sempre i piccoli ospedali sono nocivi, anzi i piccoli ospedali possono diventare anche ospedali più redditizi, nel senso che costano di meno le prestazioni, e ospedali più umani perché ci sta un rapporto diretto col territorio. In rete con l'azienda ospedaliera, cioè per noi aveva molto più senso mantenere un punto nascita a Cave, a Mercato San Severino, dove si affrontavano le nascite o le gravidanze fisiologiche, facendo una rete con l'azienda ospedaliera universitaria per le gravidanze patologiche, avendo la terapia intensiva neonatale chiaramente ubicata soltanto nell'azienda di secondo livello, ovviamente per le caratteristiche strutturali. Se proprio si deve applicare il decreto e le direttive dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che non si fermeranno a 500 parti, ma che arriveranno a 1500 parti, allora sarà necessario dotare i territori delle case della maternità, cioè di strutture dove si gestisce in maniera fisiologica la gravidanza fisiologica, facendola diventare un atto naturale, togliendola dai portafogli dei ginecologi e mettendoli in rete poi con l'azienda ospedaliera universitaria per quanto riguarda i problemi che ci sono o prima, perché te ne accorgi con ambulatori che gestiscono le gravidanze fisiologiche, oppure che possono nascere al momento del parto e quindi con collegamento di questo tipo. Quindi sintetizzando al massimo, noi riteniamo giusto che i presidi ospedalieri di Cava e di Mercato San Severino e del Da Procida e di Castiglione di Ravello siano nell'azienda ospedaliera universitaria, perché questo li garantisce rispetto a rischi economici e ragionieristici che sono presenti, ancora non sono stati debellati nella legislazione. Che tutto l'ottimo sia nemico del bene, lo condivido, e che sia necessario far funzionare quello che c'è, vigilare attivamente sulla qualità di quello che si dà ai cittadini, perché questa è una forma di difesa. Continuare a costruire e a mantenere il dialogo con i movimenti e con le forme
di attivazione popolare che ci sono state, che hanno garantito la sopravvivenza dell'ospedale, garantire e costringere aziende ASL a costruire percorsi di integrazione che sono previsti dalle normative, sono frutto di buonsenso e che sono stati costruiti da noi quando non c'erano le leggi, grazie alle lotte fatte, a maggior ragione devono essere costruite e mantenute in presenza di leggi che le impongano. I 4 posti letto di osservazione breve intensiva, cava come ospedale museale, e la questione delle case della maternità che devono essere istituite sia a Cava che a Mercato San Severino. Abbiamo 9 minuti. Io penserei di fare in questo modo. Intanto una risposta breve da parte del portavoce del documento e poi fare un passaggio rapido per tutti e 4. Va bene? Va bene così, insomma, siamo d'accordo. Lo hai detto, l'hai deciso tu, quindi puoi andare solamente bene. No, va bene. Allora, voglio vedere Maurizio che fa sintetizza in 2 minuti. No, allora, il concetto è questo qua. Poi chiude chiaramente Maurizio con l'invito di aprire, che è importante. No, io vi ringrazio dei vostri interventi, perché tutti i vostri interventi hanno confermato quello che è il progetto. L'interazione tra territorio e medicina ospedaliera ce lo avete confermato, grazie. La necessità di avere a Cava la tutela di un percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale del paziente che è oggi impedito di fatto, perché oggi è impedito di fatto, ce lo avete confermato, quindi vi ringrazio a nome di tutti gli amici del progetto perché confermate la nostra idea. Mi confermate che ovviamente la struttura ha una deficit dal punto di vista della potenzialità del possibile accreditamento? Ovviamente deficit. Il nostro progetto prevede un intervento sulla struttura che è assolutamente fattibile perché non riguarda la parte antica che non si può toccare. Condivido l'idea del polo museale, ospedaliero museale, che hai fornito pure a settembre del 2015 all'incontro dove ci siamo incontrati, non va contro il nostro progetto di istituzione della casa della maternità, anzi lo migliora, non va contro l'hospice, anzi lo migliora, quindi assolutamente fattibile. Sono felice che abbiate condiviso l'idea di una nuova organizzazione della sanità nel nostro distretto che preveda una interazione assoluta tra quella che è la medicina del territorio tramite la medicina di base, tramite l'utilizzo appropriato dei consultori, che quindi abbia come momento finale l'utilizzo della struttura ospedaliera, nella fattispecie i lungodegenti, l'hospice, la casa della maternità. Finalmente riparliamo, un piccolo inciso. Non ci dobbiamo riappropriare della maternità come è un miracolo della vita che avviene da quando il Padre Eterno ci ha fatto, solamente che negli ultimi 30 anni è stata talmente monetizzata bravo, e medicalizzata da diventare una patologia. Cioè io devo andare, mia moglie è incinta, allora. Signori belli, la casa della maternità significa proprio questo, riappropriamoci dal punto di vista sociale, culturale di quello che è un miracolo di cui il Signore ci ha fatto dono da quando ci ha creati. Però ci sono delle cose dove io mi sono un po' ingrippato, perdonatemi. Prima di tutto, quando si parla di sanità sul territorio, noi non dobbiamo dimenticare che il nostro distretto, che è Cava dei Tirreni, Costiera Amalfitana, anche dal punto di vista ospedaliero, ha una situazione orografica molto particolare, non va dimenticato. Ma più di tutto, quello che onestamente non mi è piaciuto, è l'approccio politico alla questione. A me della politica dell'accontentiamoci perché che si può fare interessa, ma fino a un certo punto. Io non faccio politica, non ho interesse a fare politica, io voglio che la sanità sul territorio di Cava sia tutelata, ma le leggi, le leggi non è che si cambiano, non le possiamo certamente cambiare noi, ma certamente possiamo fare di quelle leggi l'utilizzo migliore e cercare, questa non è una competenza nostra, noi possiamo proporre ai nostri politici, ai nostri amministratori, noi possiamo proporre a Raffaele, noi
guardate, questo progetto è la novità, è che è diventato interassociativo e noi, io sono il presidente di Cava 5 Stelle Libro Bianco, questo progetto lo stiamo presentando da 3 anni, finalmente oggi abbiamo realizzato un nuovo progetto con gli amici di Agorà, con gli amici di Radio Vostok, con gli amici, con tutti gli amici, oggi è arrivata una nuova... Eh? Tifosi, finalmente. I tifosi della curva, oggi è arrivata una nuova adesione, l'Accademia Jacopo Napoli, l'Associazione Musicale Accademia Jacopo Napoli partecipa al nostro progetto, voglio dire, io non dico che questo è il progetto, io dico che questo si può fare, l'incontro, l'evento che si avrà il 9 aprile, noi abbiamo creato questo evento invitando tutta la linea di comando della sanità. Abbiamo invitato dalla Lorenzin, abbiamo invitato il presidente De Luca, abbiamo invitato i vari direttori generali di ASL Salerno e di azienda ospedaliera universitaria, abbiamo invitato il sindaco, non a spiegarci come si gestisce la sanità, abbiamo invitati a rispondere alle domande dei cittadini. Mi dovete dire perché, visto che abbiamo anche monetizzato l'intervento di ristrutturazione, es poffa, abbiamo visto anche che ci sono dei decreti regionali, non ultimo quello dell'11 dicembre 2015, che prevedono l'assunzione del personale carente in pianta organica. Allora, se quello è un decreto regionale, è stato firmato 11 dicembre 2015, quindi si può assumere. Ed è esecutivo. Allora mi dovete dire, perché se i soldi ci sono, se è possibile riassumere, perché questo progetto non è attuabile. La politica dell'accontentiamoci, signori, noi questa situazione dell'ospedale di Cavala, io ho 60 anni, mi ricordo che se ne parla da 40 anni. Siamo arrivati ad oggi per la politica dell'accontentiamoci. A me, e penso a noi del progetto Cava Sanità 2.0, la politica dell'accontentiamoci non interessa. Io voglio delle risposte. Dove? Noi abbiamo questo progetto che è fattibile. È un progetto che ci porterebbe all'avanguardia in Italia. Certamente è il meglio. Signore, a me piace pensare per il meglio, perché io non voglio pensare alla sanità a me fra 10 anni. Io voglio pensare che sanità avranno i miei nipoti fra 30 anni. E che ne sappiamo? È proprio questo che stiamo parlando. Per cui i soldi ci sono per il nostro progetto, la possibilità di assumere c'è perché c'è un decreto regionale esecutivo, spiegatemi perché non si può fare. Non è una risposta che compete a noi stasera, è una risposta che aspettiamo il 9 aprile alle 10.30 all'aula del consiglio consiliare del Comune di Cava dei Tirreni. Bravo. Allora, no, perché sintetizzate, perché conoscete... Non sono, non sono stato... Allora, però partirei giusto per... Però, guardate, due secondi, dai, io devo... No, risposta ci vuole, assolutamente. Allora, io voglio... Giusto perché la correttezza... Io voglio chiarire, il mio intervento a tutela dei radioascoltatori. Quindi io mi ritenevo soddisfatto dell'atto aziendale, perché non l'ho detto, ma per me era scontato, il riferimento al decreto 49, perché noi ci trovavamo con 6 posti letto chiuso l'ospedale con questa atta aziendale, quindi noi ci vediamo soddisfatti, anche perché Cava aspettava una risposta sia dalla politica che dai mass media che dovevamo garantire l'emergenza urgenza. Con questa atta aziendale noi gliel'abbiamo garantita, quindi è fuori discussione. Per quanto riguarda il primo intervento che ha fatto l'amico dottore Di Domenico, che anche in altre sedi l'abbiamo fatto e lo condivido in via, però è una piattaforma programmatica che comunque diciamo che ci vuole il tempo, la dobbiamo costruire. Noi in questo momento dovevamo dare una risposta a Cava, quella di garantire l'emergenza urgenza. Pensi che ci siamo riusciti e perciò ci riteniamo soddisfatti. Veramente in maniera sintetica, a me non pare che nessuno dei colleghi dirigenti sindacali abbia fatto un ragionamento come dire attendista o politico. Noi abbiamo, credo disperatamente, cercato di chiarire un concetto rispetto allo zero, come giustamente pure qualche mio collega diceva. Quest'atto aziendale rappresenta un programma che non è manco certificato, quindi è un ragionamento, come dire, che è ancora in itinere. E casomai ci fosse qualche dubbio, anche io intendevo dire, e confermo, allora,
portiamo a casa il risultato minimo. Dopodiché non è che ognuno si ritira a vita privata. Dopodiché tutti i ragionamenti che ci siamo fatti vanno sostanziati, perché sarà pure vero che sono 40 anni che si parla di ospedale a Cava, ma è pure vero che sono 40 anni che i capesi si fanno ammazzare tra di loro e si pugnalano tranquillamente alle spalle, perché tutto il percorso, noi siamo l'esempio che si tutto può cambiare. tutto il percorso storico che si dimostra, ma fa io piacere che ci stanno a vivere. Però il discorso è, io ragiono in maniera asettica, quindi voglio sapere la domanda del territorio, le possibilità operative concrete, i soldi ci stanno, il famigerato decreto, sono 1500 dipendenti che si hanno pigliato in regione Campania da 2 anni e mezzo e non si riesce a prendere, e le esigenze sono rispetto ad un buco di 10.000 unità dichiarate dai vertici regionali, poi andrebbe rivista, per cui chiuso e poi passo la parola al collega. Noi non ragioniamo, almeno come organizzazione non ragioniamo sulle fantasie e sulle cose. Le proposte concrete e serie che si possono fare volte al miglioramento le sponsorizziamo e le supportiamo. Ci limitiamo a dire che siamo in una fase di transizione in questo preciso momento, visto che oggi è 29 marzo, vale la pena un attimo guardarsi intorno e capire. Dopodiché si avvia il percorso di lotta. Assolutamente condivisibile. Pietro, chiuso. No, io allora, innanzitutto, forse noi veramente siamo fuori dal contesto. Cioè dire che in Campania ci sono i soldi, guardate, noi abbiamo abbattuto un deficit da 9 miliardi a 3 miliardi. 3 miliardi di euro su 6.000 miliardi di lire, è chiaro, quindi questo è stato un abbattimento. Quindi i soldi che si può assumere dal decreto, tutto là, l'ultimo decreto ha detto il 75% di quelli andati in pensione nel 2015, significa che se 100 sono andati in pensione se ne possono assumere 75, ma quelli che sono andati in pensione sono persone che non vengono nemmeno sostituite, rispetto a che cosa? Quindi voglio dire, cerchiamo di stare con i piedi per terra. Il progetto, verremo l'8 e il 9, ma quello è un progetto che riguarda tutta la medicina territoriale. Oggi stiamo parlando dell'atto aziendale di un'azienda ospedaliera universitaria che integra nel suo percorso didattica, assistenza, specializzazione e quant'altro, che c'è un'altra mission che si dovrebbe poi sposare altrimenti un processo integrato con quella che è la mission dell'ASL e anche del privato accreditato. Quindi cerchiamo di andare, stare con i piedi a terra, perché altrimenti facciamo il rischio di fare le proclami demagogici come il nostro governatore che dice che assumerà 1.600 persone, dimenticando che ci sono 7.000 precari in sanità, quindi non so questi 1.600 chi saranno, e che oggi a fare negli ultimi 10 anni sono perso quasi 16.000 unità, e che per progettare quello che sta scritto negli atti aziendali ci vorranno oltre 16.000 che si sono persi. Quindi noi stiamo correndo il rischio veramente di fare una deriva democratica verso una oligarchia dell'incompetenza, dell'incapacità, del populismo e della demagogia. Quindi in questo senso, per dare una svolta e dire su quello che è il progetto, se c'è un progetto, comincia a realizzare il progetto, perché tutti i progetti in corso d'opera si realizzano. Ma non solo, ma si modificano, tanto è vero che noi abbiamo fatto 3 pagine di rilievi all'atto aziendale. Ma la cosa che abbiamo detto è che molto probabilmente, che sia chiaro, che è un atto programmatico che deve essere pianificato, deve essere realizzato e poi in un cronoprogramma definito va a verifica e in corso di verifica si modifica. Dopodiché vogliamo ripresentare un contraltare demagogico e populista e tutta la cosa. Vabbè, ognuno fa la sua scelta politica, tanto chi oggi governa ha dei vincoli, perché se voi andate in regione, te lo dico caro Di Domenico, io non so ancora se governa il governatore o governa il governo attraverso i suoi commissari, perché mentre fino a ieri avevamo che Caldoro incarnava il commissario ad acta del presidente della regione, oggi abbiamo 2 strutture che sono parallele. E proprio in quanto parallele, una volta si parlava di parallele convergenze, no? Parallele convergenze. Convergente, parallele. Che si parallele. Non convergono, anzi divergono diversamente. Quindi voglio dire, quello che vi invito è solo un salto a calpestare il territorio, perché la democrazia è calpestare il territorio. È definire attraverso
le modifiche delle mattonelle che calpestiamo veramente un salto ed una barriera a questa deriva oligarchica della nostra democrazia moderna, che è una deriva oligarchica verso l'incompetenza, l'incapacità, il populismo e la demagogia. Se anche noi ci facciamo prendere da questo rivolo, vuol dire che stiamo compartecipando a questa deriva oligarchica. Di contro, cominciamo a parlare veramente del territorio e cominciamo a cercare di migliorare quello che abbiamo, e così diamo un segnale vero di come può essere il cambiamento. Non facciamoci prendere da quelle che sono effettivamente la politica quotidiana. Io non credo molto sinceramente che sia, anzi io penso che la proposta che viene, la discussione e l'apertura, cioè l'apertura è uscire proprio dalla manifestazione per manifestare, ma uscire invece alla manifestazione per costruire. Cioè su questo ci fanno, però io forse non riesco a spiegare. No, io ci capisco. La questione tutto in capo a questo progetto, che io lo sposo ampiamente, è tutto in capo non all'azienda ospedaliera, ma all'ASL, al territorio, a chi governa il territorio. Perché quando parliamo di integrazione, le due cose vanno integrate. Sono assolutamente, no, ma vanno integrate, ma tu fino a ieri questi non si parlano. Questi non si parlano. Ma sono obbligati a parlarsi, non è che sono parlati. Erano obbligati, sono 10 anni. Avevano fatto un protocollo di intesa. Se le organizzazioni sindacali vengono, costruiscono insieme in effetti alla città dei progetti, poi e si costringono a chi si è parlato, non è un fatto negativo. E quindi è estremamente propositivo l'invito che vi viene a voi, non peraltro parliamo con i sindacati che debbono e sono, per noi sono una parte estremamente importante della vita democratica. Quindi, meno male che ci stanno accorgendo. La democrazia è partecipazione, e la partecipazione non avviene soltanto nei momenti. La canzone è bellissima. Non avviene soltanto nei momenti topici oppure nei momenti drammatici. La democrazia avviene nel controllo continuo, costante e quotidiano sia dei diritti che dei doveri di cittadinanza. Nei doveri di cittadinanza c'è il controllo quotidiano di come vengono utilizzati i soldi della collettività. I soldi della collettività non possono essere utilizzati né per fare amici ai privati accreditati o ai finti privati accreditati, né per fare amici ai singoli primari amici degli amici. Allora sono soldi pagati in maggioranza da noi, vanno utilizzati, ma anche il popolo, i sindacati insieme e le parti politiche devono partecipare sempre, cioè la vigilanza deve essere continua. L'ospedale di Cava e la sanità, la salute a Cava ha un futuro, speriamo, come negli altri territori. Il lavoro deve essere fatto in sinergia, senza soprattutto pretendere di avere l'egemonia culturale su cose che sono state dette negli anni molto prima del dottore Di Domenico. Ma io sono giovane, quindi non posso essere stato preso. Sono troppo giovane. Un invito agli spettatori, agli ascoltatori, allora, per il 9. Il 9 aprile, visto che abbiamo anche la presenza delle organizzazioni, allora, sindacali, il 9 aprile alle 10.30 all'aula consiliare del comune di Cava dei Tirreni ci sarà questo evento che ha come titolo Ospedale di Cava dei Tirreni. Per essere più chiari, noi parliamo della sanità a tutto tondo. Ospedale di Cava dei Tirreni, ovvero la salute è, tra parentesi, ancora un diritto. Perché qua noi parliamo di questo, parliamo e costituzione. Prego. Parliamo. No, perfettamente, è un diritto costituzionale. In questo gioco di politica dove tutti quanti noi, voi sigle sindacali che rappresentate i lavoratori della sanità, noi che siamo la componente diciamo è l'utenza. Noi vogliamo sapere, è ancora un diritto o no? Perché in questa situazione creata per un pessimo lavoro da parte dei nostri amministratori negli ultimi anni, non viene il dubbio se la salute sia ancora o meno un diritto costituzionale garantito. Bisogna imporre questo diritto. Ringraziamo tutti i rappresentanti, ricordo CGL, CISL, UIL, la presenza della RSU aziendale, Maurizio Di Domenico e gli amici di Radio Vostok che ci hanno seguito.